Eccoci qua, bentornati ad Esplora Caffè con Press Tours. Ecco Moreno Rognoni. Ecco Danny Virgillo. Mi piace pensare che siamo diventati un po' di casa dalle vostre parti. In questo caso andiamo in un posto veramente molto vario, nel senso che pensate sono 115 isole, cioè un arcipelago di 115 isole. Cioè veramente solo l'imbarazzo della scelta di questo posto del quale non diciamo ancora il nome rigorosamente. Suspense. Si trova però diciamo dove, in quale oceano, nell'oceano indiano. Nel meraviglioso Oceano Indiano, che è una delle nuove programmazioni di Press Tours da un paio d'anni a questa parte. 115 isole, diciamo che poi 4 o 5 sono le isole principali da un punto di vista turisticamente più importante. Capito che si tratta, ed oggi parliamo di Seychelles, ed abbiamo qui la direttrice dell'ente del turismo delle Seychelles in Italia con sede a Roma, la signora Monette Rose, alla quale diamo veramente il più caloroso benvenuto. Ciao Monette. Ciao Danny, ciao Moreno. Eccoci qua. Dalle tue parti ho sentito dire che veramente la qualità della vita è altissima. Decisamente, questo è un luogo dove il mare passa dal blu al turchese ai colori smeraldi. È un luogo dove si respira la tranquillità, la serenità, ma soprattutto noi ci teniamo moltissimo al rispetto della natura, Danny. So che è una destinazione dove regna molto spesso il silenzio. Sì, giusto. E soprattutto alle Seychelles una cosa che è molto bello, puoi saltare da un'isola a un'altra, quello che noi chiamiamo island hopping. Arrivi sull'isola principale di Mahé, passi sull'isola di Praslin dove c'è la Valle de Mai, dove cresce il famoso Coco de Mer, lasci Praslin, arrivi sull'isola di Ladig, che è molto conosciuto soprattutto qua in Italia per quei massi di graniti, e l'isola dove sono stati girati parecchi film e anche delle belle pubblicità. Tante nazionalità messe insieme, tante religioni, quindi ecco. Tutto questo crea tante etnie, in effetti ci si sposano tra una religione e un'altra, tra una nazionalità, può essere un africano con un francese o un africano col cinese, con un musulmano con un cristiano. Non ci sono problemi. Come ci siete riusciti? Lì regna l'amore, è quello che conta. Bene, ragazzi, siete pronti per partire? E a questo proposito, Press Tours la sa lunga. Sì, tra l'altro con Monette abbiamo veramente collaborato nel tempo, e la programmazione che abbiamo in un catalogo che si intitola Oceano Indiano, abbiamo una programmazione molto interessante di oltre 10 pagine, quindi con diverse strutture alberghiere presenti, sia sul catalogo che anche sul sito, che ricordo presstours.it, tramite il quale è possibile anche, no, preventivare il proprio viaggio su misura, anche facendo il famoso island hopping da un'isola all'altra, e quindi preventivare online con le reali disponibilità tutto quello che è la voglia di viaggio e la voglia di vacanza che vogliamo fare nell'Oceano Indiano, nello specifico alle Seychelles. E quindi la programmazione è una programmazione molto curata, molto attenta, molto anche, come dire, dedicata a strutture alberghiere che possano, come dire, ricomprendere, no, una variegata gamma di possibilità, dall'albergo semplice stile guest house all'albergo 5 stelle lusso, ricordando che Seychelles, oltre ad avere veramente un tenore di vita e un tenore, come dire, di rapporti tra le persone molto alto, veramente l'amore regna sovrano, non è una battuta, è una realtà alle Seychelles, si traduce anche da un punto di vista turistico in una hotellerie di altissimo livello, di grandissima qualità, per cui i nostri 100 euro spesi sono spesi veramente molto bene in termini di servizi poi resi e ricevuti. Piccolo appunto, ragazzi, tutto vero e tutto a portata davvero per le tasche, no? Sì, perché direi anche innanzitutto a portata di click e di mouse, perché è veramente presstours.it, entrate sul sito, giocate a costruirvi veramente la vostra idea di viaggio e troverete veramente delle infinite possibilità sia in termini di costi ma anche in termini di quello che potete eventualmente inventarvi per questo tipo di viaggio. Perfetto, esiste anche un sito web di Seychelles, l'ente del turismo, è www.seychelles.travel/it. Se lo volete vedere in italiano. Bene, Monette, grazie mille, è stato un piacere averti con noi. Buona Esplora Caffè a tutti. Buona Esplora Caffè, salve.